questo è un editoriale che non avrei voluto commentare, un po' perché sono costretto a ripetere cose che andiamo affermando da anni e un po' soprattutto perché stavolta ci sarebbe davvero piaciuto immaginare che qualcuno si fosse reso conto dei danni enormi causati dalle tante sagre tarocche che continuano a imperversare in tutta Italia. Complice il silenzio tombale del governo, che non ha nemmeno preso in considerazione il documento che avevamo predisposto con esperti e associazioni di categoria, fra cui quella delle Pro Loco, e complice l'interesse dei partiti, che dalla Lega al PD attraverso manifestazioni di amici rimpinguano le loro casse, anche quest'anno abbiamo assistito al proliferare di eventi e manifestazioni commerciali che nulla hanno a che vedere con la cultura, la tipicità e la genuinità, sicuramente gli ultimi obiettivi di feste organizzate a puro scopo di lucro. Se escludiamo quelle per il patrono del paese o legate a qualche prodotto veramente tipico, il leitmotiv delle sagre continua ad essere la presenza di banchi di salamelle, di formaggi sudaticci, di dolcetti o patatine. Il tutto con grandi tavolate dove si mangia serviti da personale in nero e dove non c'è alcun rispetto delle norme igienico-sanitarie. Ci piacerebbe sapere se almeno sono state a volte fatte delle multe o se i NAS nei loro controlli hanno anche per obiettivo le sagre, ma siamo quasi certi che si tratta di una domanda retorica la cui risposta è già nota a tutti. E questa è una dimostrazione in più di come ci sia una vera indifferenza della politica rispetto ai problemi veri del turismo, dell'ospitalità e della sicurezza alimentare. Cosa hanno fatto i vari assessori regionali o ministri del turismo, delle politiche agricole, della salute o dello sviluppo economico per cercare di stroncare un fenomeno che distrugge l'immagine del paese, è fonte di pessima educazione alimentare e alimenta frodi fiscali e imbrogli? Nulla, assolutamente nulla. L'onorevole Michela Vittoria Brambilla, che tanto si è accanita contro una manifestazione storica e conosciuta in tutto il mondo come il Palio di Siena, non ha alzato mai un dito per cercare di regolamentare attività che fanno delle nostre piazze souk nordafricani, anzi, quelli sono meglio perché autentici. E intanto il prezzo di questo bubbone ormai insopportabile, frutto di un andazzo lassista e di malgoverno, lo pagano solo i produttori seri, danneggiati da cibi contraffatti o almeno di dubbia provenienza, e i ristoratori che sono colpiti da concorrenze sleali. Al punto che in Toscana i ristoratori di Fipe Confcommercio sono stati costretti ad avviare delle cause legali contro i comuni che con troppa disinvoltura hanno favorito questo andazzo, un esempio che dovrebbe essere preso a modello in tante altre realtà. E così anche per il colpevole silenzio di Fipe e Fiepet, che pure hanno firmato il protocollo d'intesa con le Pro Loco che l'anno scorso era scaturito a seguito del documento prima ricordato, sono state davvero poche le amministrazioni locali che hanno cercato di dare una risposta e regole a un'attività come quella delle sagre che, se ben gestite, potrebbero essere davvero un'occasione straordinaria per valorizzare territorio, filiera agroalimentare di qualità e turismo.